Italia in chiusura, abbiamo già anticipato le 19, chi non l'avesse visto però è un documento molto interessante del nostro Fabrizio Feo che è andato a indagare sulla denuncia di alcuni cittadini per alcuni cavalcavia della Sicilia che sarebbero, questa l'accusa e il sospetto, fatti con materiale scadente e cemento, quindi che rischia di sbriciolarsi. Sentiamo dalla Sicilia, Fabrizio Feo. Basta girarla alla Sicilia e dare un'occhiata alle opere pubbliche, magari autostrade dove ci passa ogni giorno un sacco di gente. Basta vedere come sono costruite. Non bisogna essere ingegneri per rimanere sgomenti. Siamo alla base di un pilone autostradale. Il cemento si sta sgretolando, vedete? Qui mano a mano si gonfia e cede. E guardate un po'. A quale opera appartiene? A29, autostrada Trapani-Palermo, all'altezza di Alcamo, una crepa nei piloni e non è un caso isolato. E questa non è una delle 43 opere segnalate in un primo censimento dalla Protezione Civile Siciliana per rischio sismico, legato al modo in cui sono state costruite, all'uso di cemento di dubbia qualità. Quello che abbiamo visto lascia sgomenti, come è accaduto a Salvatore Tartamella. Stavamo registrando un documentario con i bambini del secondo circolo didattico di Alcamo, perché abbiamo prodotto un documentario su Alcamo. Quando ci siamo fermati qui, praticamente l'autista mi ha detto: ma guarda, nessuno ne parla di questa autostrada, guardate che questa è un'autostrada che sta cadendo. E vedete qui, il ferro è tutto arrugginito. E quindi si sta logorando l'armatura all'interno, oltre naturalmente. Vedete, qui c'è tutto materiale che è caduto dal pilone dell'autostrada e come vedete qui il ferro ha lasciato la sua sede praticamente. Come sia fatto all'interno è facile capirlo, basta vedere. Guardate anche qui che cosa c'è. Altro ferro che si sta staccando, sta cedendo tutto, anche le spallette, possiamo chiamarle così, del pilone. Mi sono anche premurato a fare una denuncia alla Polizia di Stato. Si sa che sono venuti quelli dell'ANAS a fare un prelievo, non si sa dove, per cercare di dare una risposta alla Polizia di Stato che già ha aperto l'inchiesta. Guardate che qui sopra passano dei camion che vengono da Costonaci carichi delle pietre, dei grossi blocchi di marmo che vanno verso il nord. E voi immaginatevi le sollecitazioni che può avere un pilastro di questo genere con una base che voi avete visto. Si aspetta una risposta, i cittadini si aspettano una spiegazione.